Dati Gesù e Maria, state per assistere, amici carissimi a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile, ovviamente al termine della visione, mettete un like al video e se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno, lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni, ovvero non costano nulla, ma possono essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo, ovviamente, se ritenete utile e giovevole al bene delle anime, quanto, avete, quanto state per ascoltare. Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga. Laudentur, Jesus et Maria, amici carissimi. Benvenuti un a una nuova puntata del Ciclo di catechesi dedicato al mistero di Giuda, giunta la ventottesima, ventottesimo episodio. Questa sera seguiremo um, un nuovo processo, diciamo così, eh, regressivo di Giuda. L'abbiamo visto negli ultimi episodi avere uno dei suoi frequenti momenti in cui sembrava tornare in parte in sé, ma si nota anche dalla lettura che sono purtroppo fuochi di paglia molto frequenti nelle, nelle anime. Velleità, quindi desideri sì. in qualche modo affioranti ma poco coltivati, purtroppo... Speriamo anche che questi cicli di catechesi, queste conversazioni che facciamo, ci aiutino a ribadire una cosa molto molto importante, che non deve mai essere persa di vista, che senza la buona volontà ferma e risoluta purtroppo non si va da nessuna parte. La mia esperienza esperienza ventennale non è certamente lunghissima, però non, è, non posso neanche dire di essere un sacerdote novello, mi attesta questo in continuazione. Eh. Si tratta di esercitare la buona volontà, l'unica cosa che possiamo fare per aiutarla, anzi non solo che possiamo, che dobbiamo fare, è la preghiera e l'uso dei sacramenti perché senza la grazia di Dio non abbiamo la possibilità, dobbiamo accettare questa nostra situazione di, di miseria, di infermità, eh, però anche con la grazia di Dio, la grazia di Dio non opera in noi senza di noi, non dimentichiamolo mai, la grazia di Dio opera in noi con noi, cioè in quella che la Chiesa ha chiamato la sinergia, dal greco, nosiun Ergon lavoro insieme quindi se non ci mettiamo del nostro figlioli miei cari, non andiamo da nessuna parte tanto è vero che Sant'Ignazio di Roiola eh, in tempi in cui si discuteva molto no? c'erano tutte tante le correnti anche dopo adesso non vi risparmio tante cose, le cosiddette controversie di Auxilis no? quindi quanto fa la grazia di Dio e quanto facciamo noi, la grazia preveniente, la grazia concomitante, la grazia... Uh. però tagliando la testa al, a, al toro, perché dal punto di vista teologico quello che si deve affermare è questo. Gesù ha detto senza di me non potete fare nulla nel Vangelo, quindi senza la grazia di Dio non possiamo fare nulla di buono e di meritevole per la vita eterna. Però c'è anche un'altra cosa che senza la nostra buona volontà Dio non fa nulla contro la nostra buona volontà e senza di noi. Come diceva il buon Sant'Agostino, Dio che ti ha creato senza di te, non ti salverà senza di te. Ecco, per cui premesso che dobbiamo curare la vita di grazia, quindi stare lontani dal peccato, confessare quelli che abbiamo commesso, pregare e usare i sacramenti che si possono ripetere con frequenza, e con buona qualità, quindi con buone disposizioni. Fatto questo, dobbiamo pensare come diceva Sant'Ignazio: fai come se tutto dipende da te, sapendo che niente dipende da te. Fatto questo, amici miei, andiamo dovunque. Ecco, Le cose che andremo vedendo ci fanno vedere come Giuda non ha fatto queste cose, e per cui ha sempre continuato a. Cincischiare, diremmo oggi, quindi a, a, a traccheggiare. Quindi, ogni tanto, quando perdeva coscienza di alcune sue brutture, lui stesso inorridiva. Eh, però, eh, sì, inorridisci, però, poi che fai? Lacrime del coccodrillo, vedremo quante volte il Signore lo esorta, sì, aiuto e Vedremo anche quante volte Giuda nel corso di quest'opera poi inizio a leggere, non voglio dilungare, darà la colpa a Gesù, sei tu che non mi hai fatto questo, oppure sei tu che non mi hai impedito quest'altro, che mi hai messo in questa situazione. Tutti, accuse, ovviamente, che il nostro Signore gentilmente, col suo stile, però, rimanda tutti al mittente e voglia il cielo che non ci venga in mente a nessuno di noi di fare cose analoghe. Bene, detto questo, il paragrafo il capitolo si intitola Andando in Galilea riaffiorano i suoi malumori, quindi già il titolo è un programma, no? Gesù ha dovuto lasciare la Giudea con i discepoli è in cammino di nuovo verso la Galilea, ma deve sostare due giorni in Samaria perché gli abitanti di Sicar vogliono essere ammaestrati a seguito del suo colloquio con la donna al pozzo di Giacobbe, ricordate, no? la famosa samaritana Giovanni 4. Malgrado ciò, resiste nei discepoli il pregiudizio verso i samaritani. Quindi l'episodio che stiamo ascoltando è quello eh, contestualizzato dai Vangeli nel post-colloquio con la samaritana che Maria Valtorta ci dice ma anche la tradizione ci dice questo perché si trova nel martirologio con questo nome che si chiamava Fotinai Gesù parla dal centro di una piazza a molta folla egli è salito eh, sulla banchina di pietra che è presso la fontana la gente gli è tutta attorno e attorno sono anche i dodici con dei visi costernati o seccati o anche chiaramente esprimenti il ribrezzo di certi contatti. Specie Bartolomeo e l'Iscariota mostrano apertamente il loro disagio e per sfuggire il più possibile alla vicinanza dei Samaritani l'Iscariota si è messa a cavalcioni di un ramo di un albero come volesse dominare la scena, mentre Bartolomeo si è addossato ad un portone in un angolo della piazza. Il preconcetto è vivo e agente in tutti. Gesù invece non ha nulla di diverso dal solito. Anzi, direi che si studia di non sgomentare con la sua maestà e nello stesso tempo cerca di farla brillare per levare ogni dubbio. Accarezza due o tre piccini di cui chiede il nome, si interessa di un vecchio cieco al quale dà personalmente l'obolo, risponde a due o tre quesiti che gli vengono chiesti no, su cose non generali ma private. In una successiva sosta del viaggio, un accenno a Rebrosi mostra come non ci sia spazio per la pietà nella persistente mentalità giudaica. Signore, perché non prendi riposo nella notte? Questa notte io mi sono alzato e non ti ho trovato. Il tuo posto era vuoto, dice Simone Zelote. Perché mi cercavi Simone? Per cederti il mio mantello temevo che tu avessi freddo nella notte serena ma molto fresca. E tu non avevi freddo? Ma io mi sono abituato in molti anni di miseria ad essere mal coperto, malnutrito e male alloggiato. Quella valle dei morti, che orrore! In questo momento non era il caso. Ma un'altra volta che scendiamo a Gerusalemme, perché certo ci andremo, vieni mio Signore verso quei luoghi di morte. Vi sono tanti infelici là. E la miseria corporale non era più grave. Ciò che più rode e consuma là è la disperazione. Non trovi, mia signor mio Signore, che vi è troppa durezza verso i lebrosi? È l'Iscariota che risponde prima ancora di Gesù allo Zelote che per ora in favore dei suoi antichi compagni. L'Iscariota dice, e vorresti allora lasciarli fra il popolo? Peggio per loro se sono lebrosi. Non ci mancherebbe che questo per fare degli ebrei martiri. Anche la lebra spasso per le vie con le milizie e le altre cose, esclama Pietro. Mi sembra che sia misura di giusta prudenza tenerli relegati. Osserva Giacomo Dalfeo. Sì, ma andrebbe fatta con pietà. Tu non sai cosa sia essere lebrosi, non puoi parlare. Perché se è giusta per cura dei nostri corpi, perché non abbiamo la stessa giustizia per le anime dei lebrosi? Chi parla loro di Dio? E Dio solo sa quanto ne hanno bisogno di pensare ad un Dio e ad una pace in quella loro atroce desolazione. Simone hai ragione, io andrò da loro, dice Gesù. E perché è giusto e per insegnarvi questa misericordia. Fino ad ora ho guarito i lebrosi incontrati per caso. Fino a questo momento, ossia fino a quando sono stato cacciato da Giuda, io mi sono rivolto ai grandi di Giuda come più lontani, e ai più bisognosi di essere redenti per essere aiuto del Redentore. Ora, convinto della mia della inutilità di questo mio tentativo lo abbandono non ai grandi ma ai minimi alle misere di Israele io vado e fra esse saranno i lebrosi della valle dei morti non deluderò la fede che hanno in me questi evangelizzati dal riconoscente lebroso allora una pausa si rende necessaria perché qui Gesù ha detto una cosa molto importante sorge questa diatriba Ricordiamo sempre che Simone lo Zelota era stato lebroso tra le altre cose. E se non ricordo male, tra l'altro, quella lebbra era conseguenza, conseguenza in termini di espiazione divine di quello che aveva fatto, perché Simone lo Zelote, eh, si chiama lo Zelote non perché era, perché era uno zelota. E quindi non dovrei ricordare male, ma credo che ci siano delle cose grosse sulla sua coscienza, abbastanza grosse. E la lebra è stato un cammino di, di grande spiazione. Anche lui perfettamente riabilitato perché nel gruppo apostolico Simone lo Zelote, che è poco conosciuto, perché, ma mh, era in grande stima presso Gesù. In grande stima, nonostante che non ci abbia avuto poi incarichi carica, non è stato insomma né... Eh, nel successore di, di, di Cenen cioè nel capo, né uno dei, dei prediletti, insomma, no? c'erano Pietro, Giacomo e Giovanni, però era una figura significativa. Quindi lui eh, ricorda il luogo dove era stato e chiede a Gesù di visitarli e manifesta comunque eh, la, il desiderio l'auspicio, la proposta, che verso questi disgraziati ci fosse maggiore umanità. Certo, a quei tempi, come sappiamo, i lebrosi stavano relegati perché era una piaga sociale, però c'erano delle condizioni veramente disumane, quelli erano completamente abbandonati a se stessi in attesa di morire di una morte orrenda, tra l'altro. E Gesù dice che ci andrà non solo per insegnarvi questa misericordia, ma anche perché è giusto. È giusto perché? Vedete, un'applicazione della giustizia. Fino a questo momento, dice ossia fino a quando sono stato cacciato da Giuda, questo non è Giuda, Giuda Scariota, Giuda è il territorio di Giuda, quindi ossia quella parte della Palestina, toccata in sorte al figlio di Giacobbe Giuda, che è esattamente anche Gesù era della tribù di Giuda, è il territorio dove insistevano Gerusalemme e Betlemme, per questo che quando ci fu il censimento alla nascita di Gesù Giuseppe e Maria sono andati a farsi registrare a Betlemme di Giuda e per questo quelli si chiamavano si chiamava la giudea e i giudei perché erano gli abitanti del territorio di giuda quindi che fu assegnato al momento dell'ingresso nella terra promessa ai discendenti della tribù di giuda figlio di giacobbe intanto bisogna fare un po' di ripasso biblico perché vuole approfondire queste cose Deve vedere le mie piccole catechesi su bibliche sull'Antico Testamento, dove c'è anche una sezione un po' storica e introduttoria che fa un po' un quadro per farsi un po' un'idea altrimenti non si sa neanche di cosa stiamo parlando. No? Quindi, dal momento in cui, fino a, fino a quando sono stato cacciato da Giuda, cioè dal territorio di Giuda. Io mi sono rivolto ai grandi di Giuda. Come ai più lontani e ai più bisognosi di essere redenti per essere aiuto dal Redentore. Quindi i grandi di Giuda, cioè farisei, scribi, sacerdoti, eccetera, eccetera. Non abbiamo visto nelle puntate precedenti come è stato trattato Gesù da questi. Ora, convinto della inutilità di questo mio tentativo, lo abbandono. E. Non ai grandi ma ai minimi. Alle misere di Israele io vado. E fra queste saranno i lebrosi. Questa è un'informazione che dai Vangeli chiaramente si capisce, quindi si capisce che Gesù ha cercato di instaurare un contatto evangelizzante anche con molta mitezza, con molta umiltà, con molta dolcezza, ma è stato stroncato. Inutilità del mio tentativo, no? Quindi lui ci ha, ci ha provato, ma ha visto che era una cosa inutile. E quindi quando uno vede che è una cosa è inutile, che cosa fa? Basta! Ci si rivolge ad altri, ai poveri agli ultimi quindi anche questo Gesù aveva come dire l'opzione preferenziale per, per i poveri questa, questa, questa cosa che andava di moda qualche anno fa qualche lustro fa quando impazzava la cosiddetta teologia della, della liberazione no? insomma quindi Gesù si è rivolto ai poveri quasi esclusivamente dopo che i grandi e i potenti lo hanno defenestrato. Quindi sembra quasi a quello che, 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 che leggiamo che abbia fatto di necessità virtù, dato che i grandi mi, 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 mi cacciano, per non rendere del tutto inutile l'evangelizzazione, andiamo dai piccoli che non mi cacceranno. Questo è quello che sembra doversi intendere dal brano, no? Questo c'è anche un'applicazione in generale: che dobbiamo fare sempre attenzione a quando ci arrivano le grazie, perché le grazie ci arrivano perché ne usufruiamo, ne beneficiamo. Non le facciamo, non, non le lasciamo gli sterli inerti oppure ce le facciamo scorrere addosso senza cooperando con esse, come abbiamo detto nella premessa. Eh, trasformarci, migliorare, cambiare in meglio. E Simone lo zerodo dice, come sai, Signore, che io ho fatto questo? Cioè, gli evangelizzati dal riconoscente lebroso. E Gesù risponde, come so quello che pensano di me, amici o nemici, di cui scruto il cuore. Vedete come anche gli apostoli, in parte si pure capisce, no? perché Gesù non dobbiamo mai dimenticare che eh, questo è sempre il grande, tra virgolette, problema della fede. Gesù dava dei segni, ma sembrava, a parte che era vero uomo, quindi non è che sembrava, era vero uomo, sembrava un uomo, d'accordo? <ride> Apparentemente, un uomo perché non è che stava che, che, che girava a un metro da, da, da terra, insomma, con l'aureola in testa, cioè, Gesù certamente ha dato dei segni, ha fatto la trasfigurazione. Quindi, non è che ha fatto tutte le cose fatte bene, eh, però Gesù ci fa camminare nella fede. Quindi, tu non te ne accorgi che lui sa tutti i pensieri, perché non è che tu lo stati in continuazione. Mo ha dato un, un input, no? Andrò da questi poveracci evangelizzati dal come lo chiama? Riconoscente Lebroso che Simona andava lì ogni tanto di, di, di nascosto da tutti a parlare con questi suoi ex compagni di sventura, Gesù manifesta che lo sa, e vedete la cosa: come fa a saperlo? Come fa a saperlo? Vero Dio è vero uomo, no? Quindi vero uomo è vero Dio. Certo, che lo sa il fatto che non lo faccia sempre vedere non è che toglie il fatto che lo sappia no? il nostro, la dimensione di fede. Pensiamo al nostro rapporto con, con l'Eucaristia. No? San Tommaso diceva eh, quando era uomo in croce, in particolare era nascosta solo la divinità. Con l'Eucaristia sono nascoste tutte e due, sia la divinità che l'umanità. Sembra che sia, sembra che sia. Una materia inerte, no? Un pezzo di pane, sembra, è eh, ambotame in credence, dice però l'inno, atque confidence, peto quattro l'altro penitence, sono nascoste sia l'umanità che la divinità, qua tutte e due. Però io credo tuttavia alla presenza dell'una e dell'altra, e quindi chiedo quello che chiese il buon ladrone, e ricordati di me, Signore, nell'Eucaristia, no? La fede che dobbiamo sempre preservare non è la più grande, ma è la prima delle virtù teologali eh? Non dimentichi, perché senza la fede si ferma tutto, si ferma. Eh? Anche la carità senza la fede, i giorni scorsi, una bellissima moglie di un padre durante l'ufficio divino, ah, la carità senza la fede si, si riduce a filantropismo. Gesù sta per giungere con la barca a Cafarnao, la giornata sta per volgere al tramonto e il lago è tutto un brillio giallo rosso. Mentre le due barche fanno le manovre per accostare, Giovanni dice, Ora vado subito alla fonte e ti prendo l'acqua per la tua sete. È buona l'acqua qui, dice Andrea. Sì, è buona. E più buono ancora me la fa il vostro amore, dice Gesù. E poi, no. Io porterò a casa il pesce. Le donne lo prepareranno per la cena. Dopo ci parli a noi e a loro? Sì, Pietro, è più bello ora tornare a casa. Prima sembravamo tanti nomadi, ma ora con le donne c'è più ordine, più amore. E poi vedere tua madre mi fa passare subito la stanchezza. Non so. Gesù sorride e tace. La barca sfrega sul greto, Giovanni e Andrea, che sono con le sottovesti corte, saltano nell'acqua e con l'aiuto dei garzoni tirano a riva la barca. Mettono l'asse per far da pontile. Gesù scende per primo e aspetta che la seconda barca si arriva per unirsi con tutti i suoi. Poi a passi lenti vanno verso la fonte. Una fonte naturale, una sorgiva che sgorga un poco fuori del paese ricadendo nel bacino di pietra, fresca, abbondante, argentea. Invita a berla, quell'acqua tanto è limpida. Giovanni, che è corso avanti con l'anfora, ne torna già e porge la brocca colciolata a Gesù, che beve a lungo. Quanta sete avevi, maestro mio, e io stolto non mi ero procurato acqua. Non fa nulla Giovanni, ora tutto è passato, e lo carezza. Stanno per tornare indietro quando vedono arrivare con tutta la velocità di quel capace Simon Pietro, che era andato in casa a portare il suo pesce. Maestro, maestro, grida col fiato mozzo, c'è il paese in subbuglio perché l'unico di nipote di Eli fariseo sta per morire per il morso di una serpe. Era andato proprio con il vecchio e contro la volontà della madre nel loro uliveto. Eli sorvegliava dei lavori, il bambino giocava presso le radici di un vecchio olivo, ha messo la mano in un buco sperando trovare qualche lucertola eh, e ha trovato il serpe. Il vecchio pare pazzo. La madre del bambino, che tra parenti si odia il suocero e ne ha ragione, lo accusa di essere un assassino. Il bambino diviene freddo di attimo in attimo. Fra parenti non si sono amati. E sì che più parenti di così... Brutta cosa gli asti in famiglia. Ma, maestro, io dico che le serpi non hanno amato il serpente. Eli. E gli hanno ammazzato la serpicina. Mi spiace... Che mi ha visto e mi ha urlato dietro: C'è il maestro e mi spiace per il piccolo, era un bel bambino e non ne ha colpa se è nipote di un fariseo. Sì, non ha colpa, dice Gesù. Camminano verso il paese e vedono venire verso di loro un mucchio di gente urlante e piangente alla testa del quale è il vecchio Eli. Ci ha trovati, torniamo indietro. Ma perché? Dice Gesù: Quel vecchio soffre, quel vecchio ti odia. Ricordatelo, uno dei più accaniti e primi accusatori tuoi presso il Tempio. Sentite, che dice Gesù: Ricordo di essere la misericordia. Il vecchio, è rispettinato, stravolto, con le vesti in disordine, corre verso Gesù a braccia tese e crolla ai suoi piedi, urlando: Pietà, pietà, perdono. Non ti vendicare sull'innocente della mia durezza. Tu solo, puoi tu, tu solo puoi salvarli. Dio, tuo padre, qui ti ha condotto. Io credo in te, io ti venero, ti amo, perdono, sono stato ingiusto, menzognero, ma sono punito. Queste ore sole valgono punizione, aiuto, è il maschio, l'unico figlio del mio maschio morto. Ed ella mi accusa di averlo ucciso e piange battendo il capo per terra ritmicamente. Ma su, non piangere così. Vuoi tu morire senza più occuparti di crescere il nipote? Muore, muore. Forse è già morto. Fammi morire anche me. Ma non vivere in quella casa vuota. Oh, tristi miei ultimi giorni. Eli, alzati e andiamo. Tu. Vieni proprio. Ma sai chi sono io? Un disgraziato, dice Gesù, andiamo. Il vecchio si alza e dice: Vado avanti, ma tu corri, corri, fa presto. E va via veloce per la disperazione che lo pongono nel cuore. Ma, Signore, credi che lo muterai con questo? Oh, che miracolo spregato! Ma lasciala morire quella serpicina. Morirà anche il vecchio di Grepo Cuore e ce ne avrai uno di meno sulla tua strada. Ci ha pensato Dio a... Ma Simone! In verità ora la serpe sei tu. Gesù respinge severamente Pietro che resta a Capochino e va avanti. <ride> Però vedete qui se vi posso permettere Magari forse si sarebbe pensato anche qualcuno di noi, mi ci metto pure io, eh, a sta cosa che ha detto Pietro. E come dobbiamo, e mi ci metto io per primo, sempre elevare la nostra qualità della vita all'altezza del modello. Fate del bene a coloro che vi odiano, ha predicato Gesù. Queste non sono chiacchiere. Fare del bene a coloro che ci odiano. Questo è essere veramente grandi, no? E non perché questo cambi, non cambierà. Se non ricordo male, questo non cambia manco per niente. Fare del bene nonostante la sicura ingratitudine, questo ce ne vuole, eh? Eppure Gesù l'ha fatto. I grandi maestri, e Gesù vabbè, non è che un, gra un, un grande maestro, Gesù è il maestro, il divino maestro, tra l'altro, ma non è semplicemente un maestro come tanti, eh. No, no, non è il più grande dei profeti o il più grande dei santi, no, no, è il divino maestro, è Dio fatto uomo però le cose che ha detto e che ha insegnato, prima le ha fatte e poi le ha dette, tutte. Ecco perché oltretutto è sommamente credibile. Allora, presso la piazza più grande di Cafarno è una bella casa davanti alla quale è folla che fa baccano. Gesù a quella si dirige, sta per arrivarvi. Quando dalla porta spalancata esce il vecchio, seguito da una donna scarmigliata che stringe fra le braccia un esserino agonizzante. Il veleno paralizza già gli organi e la morte è prossima. La manina ferita pende con il segno del morso alla radice del pollice. Egli non fa che, grida Egli non fa che, che gridare Gesù, Gesù! E Gesù, pigiato, sopraffatto dalla folla che quasi gli impedisce ogni atto, prende la manina. E se la porta alla bocca, sugge la ferita, poi alida sul visetto cereo dagli occhi socchiusi e vitrei. Poi si raddrizza, ecco, dice. Ora il bambino si sveglia, non lo spaventate con tutti quei volti stravolti. Avrà già paura per il ricordo del serpe. Infatti, il piccolo, il cui volto si colora di rosa, apre la bocca ad un lungo sbadiglio. Si sfrega gli occhietti, poi li apre e resta stupito di essere fra tanta gente, poi ricorda e fa per fuggire con un balzo così repentino che cadrebbe se Gesù non fosse pronto a riceverlo fra le braccia. Buono, buono, di chi hai paura? Guarda che bel sole, là è il lago, la tua casa, qui la mamma e il nonno. E la serpe? Non c'è più. Ci sono io. Tu. Sì. Il bambino pensa. Poi, voce della verità innocente, dice, sentite? Eh, mi diceva il nonno di dirti maledetto, ma io non lo dico, ti voglio bene io. Io? Io ti ho detto questo? Ah, il piccolo delira. Non ci credere, maestro, eh? io ti ho sempre rispettato. La paura che sta passando fa già riaffiorare l'antica natura. E sentite Gesù, che è sempre il numero uno, proprio. Cioè, vabbè, lo sappiamo che è il numero uno, però mi scappano queste cose perché c'è proprio da, da compiacersi, no? Sentite, che dice. Le parole hanno e non hanno valore. Le prendo per quello che valgono. Ha detto tutto in termini spettacolari, no? Addio piccino, addio donna, addio Eli. Vogliatevi bene e vogliatemi bene se potete. Gesù volge le spalle e va verso la casa dove abita. Perché, Maestro, non hai fatto un miracolo strepitoso? Dovevi dare comando al veleno di lasciare il piccolo, mostrarti Dio dovevi. Invece, socchiato il veleno come un povero uomo qualunque. Giuda di Cariot è poco contento, voleva qualcosa di strepitoso. Anche altri sono dello stesso parere. Schiacciarlo dovevi, quel nemico con la tua potenza. Hai sentito? Eh, subito ha rimesso veleno. Non importa del veleno, ma considerate che se avessi fatto come voi volevate facessi... Egli avrebbe detto che ero aiutato da Belzebù. Nella sua anima rovinata può ancora ammettersi la mia potenza di medico, non oltre. Il miracolo porta alla fede coloro che già sono per quella via. Ma nei senza umiltà, la fede prova sempre che esiste in un'anima umiltà porta ad una bestemmia. Meglio perciò evitare questo pericolo con il ricorrere a forme di apparenza umana. È la miseria degli increduli, l'inguaribile miseria. Nessuna moneta la elimina perché nessun miracolo li porta a credere né ad essere buoni. Non importa, io il mio compito, essi la loro mala sorte. Ma perché lo hai fatto allora? Perché io sono la bontà e perché non si possa dire che sono stato vendicativo con i nemici e provocatore presso i provocatori. Accumulo carboni sul loro capo e loro mi riporgono perché io li accumuli. Sta buono Giuda di Simone, tu cerca di non fare come loro e basta. Andiamo dalla madre mia, sarà contenta di sapere che ho guarito un piccino. Allora chiudiamo con qualche considerazione appunto su questa parte finale e anche qui sulle perle di sapienza che ci lascia Gesù. Notiamo anzitutto una cosa: tutti erano favorevoli, e qui vediamo che c'è già un giudizio, no? una critica sull'operato del Signore. Ah, bisognava fare il miracolo strepitoso perché tu li dovevi schiacciare. Vedete come noi esseri umani siamo proprio, proprio stupidi. Io facciamo che me lo dico a me, eh? oltre che a quelli che hanno parlato. Quindi così nessuno si offende. La risposta di Gesù fa subito capire una cosa. cioè, numero uno, che lui. Faceva nulla come Dio, non fa mai nulla, né a caso né tantomeno a casaccio. Cioè, dice: Vabbè, che facciamo? Ma famo così. No, no, lui fa esattamente quello che si deve fare e perché in quella circostanza si deve fare esattamente così e non diversamente. Ecco perché vi prego, pregate, preghiamo, lo dico a me. Di non cadere mai nella follia perché è follia di giudicare le opere di Dio. Sarebbe come se un bambino che, so, che comincia ad avere un minimo rudimentale uso della ragione, andasse a giudicare che ne so, quella che fa un eh, che ne so, un ricercatore di. di, 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 di di medicina per andare a scoprire l'ultimo rimedio super mega galattico contro chissà quale grande malattia Gli dice guarda che questo esperimento non l'hai fatto bene è un esempio molto molto molto, molto distante in termini di, di, di proporzionalità sarebbero molto 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 molto, molto più grandi da, da, da fare no? Gesù quello che sa Gesù Scusate, sa sempre quello che fa e lo sa bene. Spiega poi, no? Se avessi fatto come dite voi, questo sarebbe subito detto. Lo ha fatto per opera di Belzebù, come peraltro, gliel'hanno detto nel Vangelo. Solo gli hanno detto che cacciava i demoni per opera del principe dei demoni, perché Belzebù pare che sia un... Un quadro alto dalle parti del, dell'inferno, no? Io, dall'idea che mi sono fatto, dovrebbe essere il numero 3. Dovrebbe essere o il, perché ci stanno Lucifero ora, Satana e poi Asmodeo che sono comunque i boss. Belzebu, se ho, se mi sono fatto un'idea adeguata, insomma, sulla base di informazioni varie, dovrebbe essere il numero 3. Quindi c'è stata perché quelle scimmiottano la Trinità pure, pure su questa cosa qui, no? quindi. Eh. Qui dice, non l'ho fatto perché questo ancora può ammettere che io sono un taumaturgo ma un miracolo no e qui dice la grandissima verità che il miracolo non fa venire la fede a chi non ce l'ha e non ha nessuna intenzione di volerla avere ai tristi classici scientisti oggi che ci abbiamo in giro, no? gli atei quelli là proprio eh, faziosi, ideologi. La, il miracolo non fa venire la fede a chi non ce l'ha detto tantissime volte, ho detto in tantissimi interventi. Il miracolo dunque conferma una fede che c'è oppure aiuta una persona che si è già incamminata nel cammino della fede. Niente di più. Quanti miracoli ha fatto il nostro Signore? Anche adesso eh, pensiamo ai, ai miracoli eucaristici. E quanta gente, nonostante i miracoli eucaristici, Cioè, uno che viene a conoscere dell'esistenza del miracolo eucaristico di Lanciano, che sia in buona fede, d'accordo? E col cuore aperto, non chiuso, se, se vede gli studi scientifici che hanno fatto al riguardo, non può, non può, senza colpa grave, ancora più grave di quanto oggettivamente lo sia, non andare a messa, almeno la domenica, si diceva la comunione perché c'è l'evidenza scientifica. Dove stanno tutte quante queste chiese piene per il fatto che, 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 che si è conosciuto il, il miracolo di, di Lanciano. E poi Gesù dice un'altra cosa importantissima. Cioè, che la fede è una spia di vera umiltà e che dove non c'è umiltà, la fede non ci può essere. Perché per credere ti devi umiliare, ti devi... Per accettare una verità di fede ti devi umiliare. Quindi, e attenzione, questa la definisce la mancanza di umiltà. Attenzione, eh? La miseria degli increduli, l'inguaribile miseria. L'inguaribile miseria. L'incredulità, dice il Catechismo, è un peccato, eh? Dice il Catechismo della Chiesa Cattolica Nuovo, eh? Andate a vederlo. Contro il Tino Comandamenti, peccati contro la fede, l'incredulità. E nessuna moneta la elimina, ha rovesciato, ha, ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Cioè, pensiamo a tutti quanti i novelli sedicenti atei, no? Vogliamo partire dalla rivoluzione francese, il cancro che ha, Appestato e di cui adesso ancora ci stanno non solo le, le metastasi, ma uh, le metastasi più macroscopiche. Che cos'è stata la rivoluzione francese? A me Dio non mi interessa, faccio da solo. Il mondo redento, il mondo dove l'uomo andrà, danno tutti quanti d'accordo, saranno tutti tanti fratelli. Saranno tutti tanti buoni, lo faccio io lo faccio. Che c'è bisogno di Dio? La morale atea di Immanuel Kant, per esempio, no? C'era una morale, c'era. L'uomo deve essere sempre fino e mai un mezzo, bello, no? La superbia. La superbia. I peccati contro il primo comandamento che quasi nessuno confessa sono tutti peccati dipendenti dalla superbia. Perché si nega a Dio il culto che gli ha dovuto? Per superbia. Non ti umili. Interiormente ed esteriormente. Io ho sempre parlato lo ribadisco eh, dell'importanza fondamentale dei gesti anche esterni di adorazione. No? Una persona che si inginocchia davanti a Dio si umilia o no? Specialmente se è uno, un maschietto, perché pare insomma, che questi maschietti, queste ginocchia, non ne vogliono piegare. Eh? Ah, le ginocchia non si piegano davanti a nessuno. Non ci sono servilismi umani, ma dinanzi a Dio è un onore piegarle le ginocchia. Non è mica una cosa che, di cui ci, ci si deve vergognare. Bisogna vergognarsi quando le ginocchia non si piegano davanti a Lui: perché è riverenza. Loro sono così, non importa, dice Gesù. Io ho il mio compito, essi, la loro mala sorte. Questo vale, perdonatemi se faccio una doverosa come dire mh, considerazione, anche se è un po' limitata per quanto riguarda la cerchia delle persone. Questo che Gesù fa deve essere la norma di comportamento per noi sacerdoti perché quanta gente completamente ingrata ti verrebbe da dire proprio queste cose eh? tu fallo fai quello che devi fare loro reagiscono in un certo modo se la vedono col Padre Eterno io il mio compito e sì la loro mala sorte Non so se qualche sacerdote ascolterà queste considerazioni, però ecco, io le faccio mie e chiedo al Signore la grazia di poterle seguire e metterle in pratica. No? Il comportamento di Gesù è anche dettato da ulteriori motivazioni. Perché noi dobbiamo fare attenzione. Perché Gesù non si è fatto dire, e guardate che Dio stesso non si farà dire da nessuno a, durante il giudizio universale. Se lui non avesse fatto questa cosa potrebbe dire, ah vedi, quello è il suo nemico, si vendica. Potrebbe guarire il figlio, il nipote, non lo ha fatto nonostante che gliel'abbiano segnalato, quindi si vendica. Gesù questa cosa non se la fa dire. O provocatore presso i provocatori. Non si scende mai al livello. Le provocazioni non si fanno e attenzione amici, alle provocazioni non si risponde mai. Non si risponde alle provocazioni. Lascia che il provocatore si marci nel suo veleno. Vai, buon divertimento. Io non te calcolo proprio. Non è che questa qui, eh? Non ti calcolo proprio. Non voglio neanche saperlo quello che hai detto, non voglio sapere niente. Eh, se facessimo così, sapesse come... Non andrebbe meglio, eh. Però il maestro, ecco, il maestro ci, dia, ci, dà, ci dà il buon esempio, speriamo che noi possiamo ricordare bene queste cose e noi dobbiamo uniformare il nostro comportamento al suo. La santità consiste nell'imitazione di Cristo. E di Maria per le anime devote a lei che è tutta la stessa cosa perché tanto la Madonna è la copia vivente di quello che è Gesù Cristo quindi e voglio al cielo che possiamo sempre adeguarci a così alti esempi dati in gesti e in parole dal nostro unico Dio e Signore Gesù Cristo ci vediamo subito alla prossima puntata l'Odentur Jesus et Maria